davanti al Tiger, approfittando di una visita che avevo dovuto fare per questa mia bellissima cervicale, tutto bene, e praticamente ci siamo soffermati al Tiger come premio di consolazione per questa visita abbastanza dolorosa. E Michele mi ha fatto un sacco di regali e abbiamo radunato un po' anche la festa della mamma. Su, via, ci mettiamo in mezzo pure la festa della mamma, che così ha un po' più senso ciò che abbiamo comprato. E anche Giulia ha comprato un po' di cose, quindi adesso sono qui per farvi vedere tre buste fitte. Una, due. Mi sono data la pazza gioia, sapete perché? Perché purtroppo il Tiger di Civitanova deficita nelle novità, deficita. E quindi avendo trovato, non tutto, non ho trovato tutto, perché se avessi trovato tutto sarei stata veramente felice. Hanno messo la metà della metà della metà. Ciò che c'era erano rimasti uno o due pezzi, quindi a maggior ragione c'erano già state le cavallette settimana scorsa, perché già adesso mancavano i pezzi, considerato che oggi è comunque lunedì 3 maggio, quindi la promozione è iniziata settimana scorsa, ecco, però evidentemente hanno fatto già man bassa di tutto, hanno portato pochi pezzi. Ciò che erano addirittura rovinati. Quindi diciamo che quando ho trovato poi alla fine alcune cose che mi interessavano le ho prese senza pensarci più di 2 secondi, perché sapevo che non avrei più ritrovato niente, non è possibile. Quindi c'è la promozione delle ciliegie e delle ciliegie ho avuto l'anno scorso la possibilità di avere un sacco di regali e quindi da Liviana, quindi ti mando un bacio tesoro e adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Incomincio da Giulia. Allora, Giulia ha preso queste due tele. L'avevo finito il discorso? Sì, perché mi hanno regalato tanti prodotti della promozione delle ciliegie e lì le hanno messe, ma non tutta la promozione delle ciliegie stesse. Ecco, capito? È stato un po' un pastrocchio. Però non mi interessava proprio la promozione, mi interessava ciò che avevano messo. Recentemente c'erano alcune cose, le ho prese. Vabbè, ciao, chiudiamo parentesi, cominciamo. 15 per 15, due tele. C'erano anche più grandi, Giulia? Erano tutte finite, quindi eccoci qui. Ha preso queste due piccoline. Poi ha preso questi colori che lei, allora, costavano 3 euro fino all'anno scorso, adesso 4. Mi sembra costassero 3 euro, adesso 4. Ognuno, ogni pacchetto contiene 3 colori, sono hanno punta di qua e punta di qua. Una è a punta e una è tipo evidenziatore. I colori variano, c'erano anche i toni del rosa, del fucsia. Lei ha preso i toni questi del giallo, arancio, marrone, color carne e il verde. E sono veramente comodi questi qua, perché comunque anche il tratto è carino. Anche il tratto è carino. Diciamo che comunque, senza nessuna pretesa, 4 colori, 3 pacchetti, insomma, va benissimo. Poi ha preso questo astuccio con i colori ad acquerello. Posso aprirlo, Giulia? Ok, quindi apro. Faccio piano piano. Più che altro mi serve per farvi vedere, perché sono tutti chiusi, non c'era nemmeno uno tipo tester per far vedere. Vabbè, non vi descrivo cose aperte, sgualcite, ma queste non ve lo dico a fa, non mi ci soffermo. Oh, che bello! Fatti bene, comunque rotondi, perfetto. Questi qui, con tanto di pennello. Poi ha preso questi due, sono watercolor 20 fogli, 300 grammi l'uno e sono praticamente carta per acquerello, priva di acidi, 20 fogli, è dritto? Eccolo, priva di acidi, incollata su tutti i lati, 180x240 mm, 300 grammi, quindi è praticamente un bel cartoncino. Per l'acquerello è l'ideale, lei si diletta con i suoi lavori, quindi questo è stato un acquisto che abbiamo fatto più che volentieri perché sono cose che a lei servono. Poi, per
per chi me lo dovesse domandare, per chi non lo dovesse sapere, Giulia non fa l'artistico, però ha la passione del disegno e quindi abbiamo sempre tutte le cose che servono per il disegno. Allora, adesso partiamo da me. Allora, vi faccio vedere questa, la cosa più sgreusa e veloce che ho preso. Mi serviva un portadocumenti nell'immediato per mettere dei documenti, per delle visite, e quindi è qui, è semplicemente una cartellina portadocumenti, niente di che, 1 euro. Quindi questa ve la faccio vedere subito, perché ci vado a mettere subito quello che mi serve e così ce l'ho a portata di mano per le prossime visite. Dopodiché ho preso... Oddio, quanto è bello! C'erano tantissimi tipi, di questi mi sa che c'erano tutti. Nastro decorativo per agenda planner personalizzabile, e l'effetto è questo delle bandierine. Le bandierine io le amo, è un nastro, è fatto a nastro. Le bandierine io le amo, questo prezzo di 2 euro, e quindi l'ho preso. Non ricordo quali erano gli altri soggetti, ma io cercavo le bandierine, che secondo me è la cosa più simpatica che potesse esserci. Poi ho preso il bullet planner, questo nero. Ecco, se c'è una cosa che mi dispiace è che siano neri. Ha tirato fuori la promozione nera. Se avesse tirato fuori un altro colore, penso che ci sarebbe stata. A parte, c'erano veramente pochissimi pezzi, però a maggior ragione avrei fatto l'acquisto con meno morte nel cuore. Però questo nero non ci sputo addosso, è in agenda personalizzabile. Questa qui, ma non è in A5, questa è più grande di un A5. E deve essere che la NB5 questa qui. Eh sì, allora, questo è il bullet planner in A5 con due linguette segnapagina, agenda planner personalizzabile. È molto carina, sembra quasi in tessuto. In tessuto sembra quasi. Allora, erano tutti, guardate qua, erano tutti rovinati, tutti andavano all'insù, tutti, tutti. Questo diciamo che era quello più decente. Ce n'erano alcuni imbarcati bene bene, come avessero preso l'acqua. Non si chiudono proprio, rimangono imbarcati. Però l'ho preso perché è rosa ed è punterellato. Questo è in A5. Questo è più grande. Vedete? B5. È bellissimo questo qua. È nero e ha la particolarità di avere una serie di pagine. Le ha. Come ve lo faccio vedere così? Bianche, così, sempre punterellate, e nero da scriverci con la penna bianca. Sempre puntinate, sempre puntinate. L'ho voluto prendere perché mi è piaciuta la particolarità di questo, di questa associazione di 3 pagine completamente diverse. Mi è piaciuto e quindi l'ho preso. 5 euro. 5 euro. Mi dispiace, ma il bullet deve sempre esserci in casa. Mi piace proprio. Poi questo qui, a differenza degli altri, mi dà la sensazione che contenga più pagine, abbia più pagine. Quindi l'ho preso, ormai ci faccio la collezione, ma tanto io piano piano uso sempre tutto, tutto uso sempre. E poi per 5 euro mi sono presa il bullet planner in A4. Tutte e tre le grandezze, A5, B5, A4. Meraviglioso. Mamma mia, che bello! Peccato che sia nero. Fosse stato di un altro colore, ero morta. Anche un rosa, un Tiffany, che spettacolo! Nero, la particolarità di questo quaderno che amo è che ogni pagina è numerata, fronte e retro, ed è meravigliosa. Meravigliosa. Allora, queste erano rovinate. Questo ad esempio è rovinato dietro, ecco si vede, è rovinato dietro e un po' davanti. Dov'è che l'avevo visto che era rovinato? Si intravede, dietro è più forte, diciamo, vedete, è un po' macchiato sembra, ma di meglio non c'era, ma io non l'ho voluto lasciare lì perché questo è stupendo, questo è favoloso.
e quindi una cosa del genere. So che allora il Tiger ce l'ho lontano. Col fatto che il fine settimana sono tutti chiusi i negozi, e il fine settimana è il momento in cui tu ti puoi muovere più facilmente, non ci vai. Le promozioni passano, adesso ci capitavo, se non lo prendevo ero proprio, facevo un errore grande come una casa se non lo prendevo, e quindi l'ho acquistato. 5 euro. Questo bullet planner portatile dovrebbe essere custodia per planner, agenda personalizzabile. Bellissima, anche questo rovinato, ce n'erano solo due. Quell'altro era più rovinato di questo. Questo perché proprio la gente non c'ha proprio il tatto che abbiamo noi per queste cose. È uno spettacolo nero. Allora, vi faccio vedere. Supponiamo che qui noi ci andiamo a mettere il nostro planner in B5, è bellissimo. La 4 non c'entra, è troppo grande. La 5 è meraviglioso perché c'entra proprio perfettamente. La 5 c'entra, vedete quanto è grande, è uno spettacolo. Ha tantissime tasche qui davanti per penne, qui per l'agenda. Nella parte posteriore ha delle taschine. Questa qui è retata addirittura. Ed è meraviglioso perché poi anche qui davanti, perché tu questo te lo porti, ti porti il tuo bullet, ti porti le tue penne, ti porti i tuoi nastri, ti porti il tuo tutto e c'hai l'agenda con te. Una volta chiuso, è uno spettacolo. Puoi anche non mettercelo il bullet, lo tieni semplicemente come portadocumenti, ci puoi mettere addirittura il tablet qui dentro. È meraviglioso. È meraviglioso. Le misure non ci sono. Le misure non ci sono, ma qui un tablet c'entra benissimo, c'entra. Non ci sono le misure. Considerato che questo è un non c'è manco qua. Non c'è manco le misure di questo. Però vabbè, è uno spettacolo. Cioè io non sono felicissima. Anche a me che è piaciuto moltissimo. Sa che io ci vado matta di queste cose e questo veramente ne vale la pena. Poi 5 euro. Ma io l'ho presa anche se non mi serviva. Io l'ho presa. Questa, a differenza delle agende, è liscia liscia. Quell'altra sempre Tiger. È liscia liscia proprio. Questa è un quaderno. Viene definito come quaderno. Qui sembrano cucite. Le ciliegie stampate, cucite sono, si apre, è semplicemente un quaderno con i quadretti, con i fogli bianchi e gli anelli argentati. E l'ho voluto prendere perché è veramente un amore. Era un amore, era perfetto. Questo era l'unico perfetto, l'unico. C'erano aperti questi tutti piegati. Vedete anche questo? Guarda. Anche questo è tutto, diciamo, dovrebbe stare giù, invece sta su. Non ce l'ha, ma non ha manco il pelloup questo, perché è un quaderno. Pace. Che volevo dire? Ah, c'erano praticamente tutti aperti e macchiati. Non capisco perché. Non capisco perché. Non ho mai acquistato, ma era ora che lo facessi. È questo set per scrapbooking. Che amo perché non l'ho mai avuto, non l'ho nemmeno mai visto, ce n'era solo uno e sono stata fortunata, dico, questo lo devo proprio prendere. Allora, vediamo un po'. Sono proprio contenta, è praticamente da ottobre che non vado a Tiger e tutte le volte che c'ero comunque passata per una cosa o per l'altra non aveva più niente, c'era proprio niente. Guardate che bello, bellissimo, dentro ha due washi, queste buste con dietro il nastro biadesivo, tutte queste buste, questo quaderno a spirale con la taschina, dentro i fogli sono così, ma che bello, e tutti fogli di stickers. Per poter decorare questo scrapbooking, trovo che sia favoloso. E cartoncini, fogli.
sono cartoncini, sono fogli leggeri, avranno una grammatura di nemmeno di 70, questo qui è proprio leggero, leggero. Sono favolosi questi qua. Che bello, non avevo mai avuto uno, e anche perché non li avevo mai trovato uno, e trovo che invece sia proprio bello. Mi piace, sono contenta. Questo è un bellissimo acquisto. Poi, Giulia, amore, se vuoi puoi riprendere mamma questo, eh. Poi, questo finito, l'altra busta, passiamo all'ultima busta, dove ho preso i ricambi, perché la volta scorsa manco per niente, 1 euro, pacco ricambi puntinato, eccolo qui, il puntinato. Ho deciso di acquistarne 5 perché so che non ricapiterà mai più. Questi quaderni, questi fogli puntinati c'erano già dall'anno scorso, ma non c'era niente di puntinato, e quindi li ho trovati adesso, li ho presi. Poi ho preso questa matita touch e penna, 1 euro. Allora, penna sfera con penna touch. Ah, è penna sfera, è tutte e due, quindi la andiamo ad aprire, perché questo può far comodo. Riuscissi. Allora, touch. E l'ho smontata. Come si chiama questo cipo? Ah, Erika, niente di più facile, devi svitarla. Eccola qua la pennina. Quanto è carina. Come scrive? Blu, la gioia della mia vita. Quindi tu ti porti dietro la tua pennina. La tua pennina, eccola qui. Questo, poi mi sono presa queste portamine colorate, mi piaceva tantissimo, adesso le prende anche Giulia. Sono matite. Sono portamine. Ah, ma colorate! Ah, ma c'è colore! Io pensavo un po'. C'era anche il disegno, Erika. Se tu avessi controllato meglio, avresti visto che non sono. Ma ci si può mettere anche la mina. Anche se mi sembra troppo grande per contenere una mina, questa qui. Sì, sono. Ce n'è solo una. Finita una, ti arrangi. Sono praticamente tutti i colori. Sono praticamente tutti i colori. Bellissimo. 1 euro, mi sembra. Sembra 1 euro. 1 euro, mi sembra. Mi sembravano però delle matite a me, invece no. Sto facendo un macello. Metto a posto dopo. Poi ho preso queste clip a ciliegia, che è un amore, 1 euro, troppo carine. Poi ho preso questo per Giulia, questo ventilatore portatile, 1 euro, ventilatore portatile c'è scritto, c'erano tutti i colori, rosa, Tiffany, blu e giallo. Questo è per Giulia. Poi ho preso questa matita, questa penna bianca per bullet con le pagine nere. C'era solo questo, tanto che non capivo cosa fosse, perché io sapevo che c'era la penna, ma non sapevo. 1 euro sono queste penne qui che scrivono bianco per bullet nero, quindi è stato l'acquisto più bello che potessi fare quando devo scrivere sulle pagine quelle lì nere. Poi ho preso questi elastici per capelli 1 euro, trasparenti, non tanto trasparenti, ma pur sempre elastici. Qua c'è scritto elastici per capelli, sì, sono spessi 5 mm, ma anche qualcosina di più. Poi ho preso questa colla a pennarello, perché a volte capita che devo attaccare i washi e non riesco a attaccarlo perché la colla non mi prende,
ci metto direttamente questi qua, un euro, sempre un euro, ho fatto una carrellata di roba un euro, Questa è colla a pennarello. La proveremo. La proveremo e vi farò sapere com'è. Poi ho preso questi divisori in A5, un euro. Questi qua. C'erano anche neri, ma io non li ho presi. No, li ho presi. Proprio, fatto proprio cose grosse. Queste qui. Ecco, per agenda, le dashboard. La particolarità è che hanno le roselline. Hanno queste roselline 1, 2, 3, 4 che dividono. E questo qui con divisori per scheda planner personalizzabili in A5. Io non avevo mai visto una cosa del genere. L'ho voluto prendere perché ho detto non me lo lascio sfuggire. Anche questo diviso, ma con le lettere. Un euro anche questo con le lettere, carino pure questo. Poi ho preso questa qui, non l'ho lasciata, non c'era volta scorsa, manco per la metà, mi sembra 1 euro, 2 euro, questa taglierina per fogli piccolini, ma l'ho voluta prendere ugualmente perché comunque trovo sia veramente comoda la taglierina. Le taglierine sono sempre comode, grandi, piccole, devi fare un piccolo lavoro. Ti fa comodo avere la taglierina piccolina. Trovo che sia comodissima questa qua e quindi l'ho presa con il righello che si alza, forse, perché no? Eccolo qui. Mettete il foglio e poi passate e ritaglia. Non ha righello, non ha niente, non ha numeri, non ha niente. Una semplice taglierina, ma trovo sia comodissima. Poi ho preso queste tasche da inserire nell'album scrapbooking per poterci mettere la foto, e sono di due modelli, uno 8x10, quella più due, allora due cornici 8x10, quella più grande, e due cornici 8x8. Ho trovata molto comoda questa da mettere sul dialogo, da mettere sul planner. Poi ho preso questo che me l'aveva già regalato Silvia. Mi sembra, sì, adesivi per agenda planner personalizzabili, 512 pezzi, lo trovo veramente comodo e quindi l'ho ripreso sempre a 1 euro. Poi ho preso questo angoli fermafoto autoadesivo, questo qui comodissimo, serve per scrapbooking, è Tiffany e c'era anche color beige, io ho preso questo qua, Tiffany, no, Tiffany, scusa, Rose Gold. L'unico che sono riuscita a trovare, ma solo per una botta di fortuna, perché non c'erano e questo stava nascosto dentro un botto di roba. Probabilmente uno l'ha preso, l'ha lasciato lì, ecco, e ci ha dato sopra poi la roba ed è finito. Questi qua non so manco quanto costano, pennarelli per agenda, planner personalizzabili. Volevo prenderli di tutte le sfumature, c'era cioè le sfumature del verde e le sfumature del blu. Volevo prenderle tutte e tre, ma non c'erano, non sapevo manco dove trovarle. C'era solo questo dentro, per dire, il cestino delle penne, ecco, capito, buttato dentro così, quindi non so cosa sia. E per ultimo ho preso questo a 1 euro che è segnalibro da poterci mettere la penna, però tipo un pen loop per poterci mettere la penna dorato, così simpatico. Video finito, gioia infinita, metto a posto tutte queste cose, sono veramente contenta di questi acquisti, vi mando un bacio, a presto, ciao, ciao a tutti, vi voglio bene.